Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Temu. Per chi non lo conoscesse, e ragazzi, credo che ormai siano veramente poche le persone che non conoscono Temu, cioè lo shopping online nato nel 2022, che ci dà la possibilità di acquistare veramente qualsiasi tipo di prodotto, dai casalinghi ai prodotti tech, ai giocattoli, a qualsiasi cosa, a prezzi veramente veramente incredibili, e soprattutto con delle consegne direi abbastanza veloci, visto da dove arrivano i prodotti, e con un codice rintracciabilità. E quindi tutto questo ha fatto crescere sicuramente l'attenzione intorno a Temu. E allora ho deciso di acquistare 80 euro di prodotti, quindi prodotti economici, e vedere come sono questi prodotti che Temu ci offre a prezzi veramente pazzeschi. E ho fatto un acquisto di 80 euro, è tutto qua all'interno di questo pacco. E tra questi 80 euro c'è addirittura un tablet da 10 pollici. Sì, praticamente sono 7 prodotti, tra cui il tablet, che nel loro totale fanno 80 euro. Ragazzi, sono prodotti molto molto economici. Se pensiamo che il tablet che andremo a vedere, che c'è all'interno di questo pacco, lui costa 54 euro. Cioè 54 euro, ragazzi, per un tablet. Pazzesco. Voi mi direte, ma è un tablet, siamo sicuri che si accende e funziona? Ragazzi, funziona, e tra poco vedrete che funziona pure in maniera molto molto dignitosa. Ma detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo e guardiamo cosa c'è all'interno di questa confezione una volta che mi è arrivata a casa. Questi sono tutti i prodotti che mi sono arrivati con gli 80 euro che ho speso su Temu. Allora, iniziamo a contare i prodotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7, come vi ho detto, col tablet. Veramente qualcosa di eccezionale, solo pensare che all'interno di questi 80 euro c'è un tablet da 10 pollici. Quindi spostiamo tutto e iniziamo a guardare come sono questi prodotti super economici che Temu ci offre all'interno del suo shop online. Allora, iniziamo da questo piccolo pacchetto, dove al suo interno ho deciso di acquistare un alimentatore da 20 watt che andrà ad alimentare e ricaricare il mio iPhone 15 Pro con il suo cavo originale, perché come sapete ormai tutti i produttori di telefoni non mettono più all'interno della confezione un alimentatore, quindi dovremo sempre utilizzarne uno dei nostri. Ho deciso di acquistarne uno su Temu, che costa veramente pochi euro, non mi ricordo neanche più quant'è il costo di ogni singolo prodotto, ma veramente pochi euro, e con lui, con i suoi 20 watt, andrò a ricaricare il mio iPhone 15 Pro Max. Dopodiché abbiamo un altro alimentatore per ricaricare qualsiasi dispositivo, un alimentatore da 65 watt. 65 watt, dove abbiamo addirittura 6 prese USB, tra cui abbiamo all'interno di queste 6 prese USB da 3,1 ampere, che sono queste verdi, e poi abbiamo questa arancione che è la presa QC 3.0. anche questo, ragazzi, veramente pochissimi euro per portarlo a casa. Quindi due alimentatori che mi servivano tantissimo, e poi con altri pochi euro ho portato a casa tutti questi accessori per il mio Apple Watch serie 9. Ho preso due cinturini e due cover. Allora, i cinturini sono identici uno all'altro, cambia solo la colorazione, mentre le cover ho provato ad acquistarne due diverse. Anche qua parliamo veramente di pochissimi euro, i cinturini intorno ai 2 euro, 2 euro e mezzo, adesso non ricordo bene la cifra, ma più o meno era questa. E la stessa cosa per le cover, veramente queste cover protettive costano davvero pochissimo. Quindi andiamo a vedere i cinturini come sono, magari ne guardiamo solo uno perché l'altro è praticamente identico, cambia solo il colore. Andiamo a vedere dal punto di vista dei materiali, che sono molto molto simili a quelli originali Apple per quanto riguarda la morbidezza del cinturino, il cinturino in silicone. Adesso andiamo a rimuovere i cinturini originali per vedere come si agganciano questi cinturini invece non originali. Allora, andiamo a infilare la parte sotto del cinturino, infatti ha già fatto clac. Andiamo a mettere l'altra parte del cinturino, e ragazzi, guardate che spettacolo, anche questo colore veramente bello, un grigio leggermente beige,
Bellissimo, davvero bellissimo, e guardate, l'effetto è fantastico. Quindi potremo andare a sostituire i nostri cinturini Apple Watch quando vogliamo cambiare colore con veramente pochissima spesa, ed è disponibile in tutte le misure, appunto, per le varie versioni di Apple Watch. E poi lo stesso cinturino acquistato sempre nella stessa versione, però con colore diverso, quindi un colore nero. Adesso andiamo a vederlo, però è praticamente identico a quello che ho indosso. Quindi questo è un grigio beige e questo è nero. Dopodiché ho preso, come vi ho detto, due cover. Allora, una è questa, dove abbiamo all'interno anche le salviettine per pulire il vetro, quindi potremmo pulire il vetro sia dell'Apple Watch prima di mettergli la cover, di modo che non rimanga la polvere o comunque gli aloni tra la cover e il vetro originale. Chi ha un Apple Watch sa benissimo che il vetro è molto molto delicato, sia nello sfrisarsi che nel rompersi, è davvero molto molto delicato. Quindi una cover non gli fa male. Ho voluto provare appunto questa versione che va su in questa maniera, e voilà. L'altra cover è leggermente diversa, sia per il colore che per quanto riguarda appunto anche i materiali. Sì, perché mentre questa è in plastica semi rigida per quanto riguarda la parte che si va ad agganciare all'orologio, qua abbiamo una cover totalmente morbida, sembra fatta in un materiale tipo TPU. La parte, diciamo, che va a agganciarsi all'orologio è cromata e poi va comunque ad avvolgerlo in maniera molto più coprente rispetto a questo. Però per mettere questa cover dobbiamo andare a rimuovere il cinturino, perché abbiamo queste pieghe che vanno sotto al nostro orologio. Infatti anche da inserire è un pochino più complicata rispetto all'altra, che veramente va su in un secondo, è molto molto più precisa e soprattutto, essendo in gomma, va agganciata proprio tipo elastico. E però guardate l'effetto, secondo me l'effetto rispetto a questo è più bello, non so se perché è cromato, però vedete che si nota ancora meno di avere su una cover, perché l'ingombro è molto molto minore. E quindi, una volta inserita la cover, potremo andare a rimontare il nostro cinturino, ed eccolo qua. Direi che dal punto di vista estetico questa cover è veramente veramente più bella e soprattutto meno invasiva, si nota molto molto meno ed è veramente con un impatto estetico davvero notevole. Ovviamente il touch non sarà più reattivo come quando non avete la cover, ve lo dico già, è totalmente diverso, bisogna premere molto più forte. Però anche è vero che, piuttosto di andare a danneggiarlo, una bella cover in certe situazioni diventa molto molto utile, anche perché il vetro dell'Apple Watch costa veramente tanto andare a sostituirlo, soprattutto se si fa fare il lavoro alla Apple. Quindi questi sono 6 degli accessori che ho acquistato su Temu nei miei 80 euro, e adesso andiamo a vedere il pezzo forte, che è lui, il tablet 10 Lite. Ragazzi, incredibile, 54 euro. Cioè, io quando l'ho acquistato ho detto: vabbè, mi arriverà, non si accenderà nemmeno, sarà veramente una ciofegata incredibile, perché non si può acquistare un tablet a 54 euro da 10 pollici, e invece mi ha sorpreso, e non in negativo. È questo che è veramente incredibile, mi ha sorpreso e non in negativo. E prima di andare a vedere questo tablet, ragazzi, ci tengo a precisare che qua sotto in descrizione trovate un coupon sconto che vi dà la possibilità di avere 100 euro di sconto utilizzandolo insieme al link che trovate qua sotto, dove c'è una lista di prodotti selezionati con sconti già incredibili, e in più ci potete aggiungere questo coupon sconto da 100 euro, cioè veramente allucinante. Ma adesso non perdiamo ancora altro tempo, perché ragazzi, devo farvi vedere questo tablet. Allora, il tablet vi arriva in questa confezione ed è confezionato in questa maniera. Come vedete, il tablet vi arriva all'interno di un sacchettino protettivo. Sul tablet c'è applicata la solita pellicola da rimuovere. All'interno della confezione troviamo anche il cavo di ricarica, che è un cavo USB Type-C, e abbiamo anche l'alimentatore per la ricarica. Il tablet è già pronto a essere utilizzato, e questo è quello che trovate all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Lui, il Tab 10 Lite. Ragazzi, un tablet veramente incredibile, incredibile per il prezzo. Sì, perché questo tablet, ragazzi, in realtà costerebbe 85 euro, ma acquistandolo in colore rosa il prezzo scende a 54 euro. Nero, grigio, azzurro costa 85 euro, rosa
costa 54 euro. Al tablet è lo stesso, cambia solo il colore del rivestimento che va a proteggere il tablet. Il tablet ovviamente è fatto di plastica, anche nella parte posteriore non è alluminio, però è un materiale che così è anche antiurto, perché comunque è una plastica secondo me anche di qualità. Nella parte posteriore abbiamo anche la fotocamera da 2 megapixel e anche frontalmente abbiamo la fotocamera da 2 megapixel. Ovviamente il punto forte di questo tablet non è sicuramente la fotocamera, che con poca luce va in crisi veramente di brutto per quanto riguarda la risoluzione, ma per il resto è un tablet sicuramente notevole per fare un utilizzo soft. Cosa vuol dire soft? Vuol dire che è un tablet che potremo utilizzare tranquillamente per navigare in internet, fare acquisti su Temu, potremo utilizzarlo per l'intrattenimento, quindi guardare magari Netflix piuttosto che YouTube, però ovviamente non è un tablet per carichi di lavoro. Come vi stavo dicendo, un tablet da 10 pollici, al suo interno è installato Android 12 con anche il Play Store, quindi potremo andare ad installare applicazioni come state vedendo. Vedete qua che abbiamo anche l'applicazione di Temu, come vi dicevo, per fare gli acquisti di Temu potremo farli direttamente da questo tablet. Dopodiché sul lato abbiamo il tasto d'accensione e spegnimento, il tasto per alzare ed abbassare il volume e il jack per le cuffie. Qua sopra abbiamo uno sportellino molto interessante. Perché? Perché lui è un tablet con 2 giga di RAM e 32 giga di memoria fissa. Cosa vuol dire? Che questo tablet ha un 32 giga di memoria fissa, ma che potranno essere aumentati mettendo una micro SD sotto a questo sportellino. Vedete che qua abbiamo appunto lo slot per andare ad inserire una micro SD che andrà ad aumentare in maniera notevole, in base appunto alle dimensioni della micro SD che andremo ad inserire, la memoria di questo tablet. Mentre da questa parte abbiamo una presa Type-C per la ricarica. Questo è tutto quello che ha per quanto riguarda prese e pulsanti, mentre per quanto riguarda il proprio l'utilizzo, ragazzi, mi ha veramente impressionato il touch. Sì, perché è veramente fluido, cioè è qualcosa di incredibile. Sopra abbiamo pure una pellicola protettiva, quindi il touch con queste pellicole va un pochino a perdere, soprattutto nei touch diciamo a basso costo. Vedete che lui ha la pellicola protettiva già preinstallata, quindi abbiamo qualcosa che va a proteggere il nostro display già installato una volta che l'abbiamo acquistato, e questa fluidità del touch mi ha impressionato. Infatti adesso andrò ad aprire Chrome e guardate anche andare ad a scrivere qualcosa, non so, proviamo a scrivere musica, cioè guardate la reattività del touch, è incredibile. Ricerca è qualcosa di pazzesco, 54 euro, cioè allucinante. Cioè qui da noi, se andiamo a comprare della frutta e della verdura, con 54 euro usciamo con una borsetta mezza vuota, oggi come oggi. Qua Temu ci manda un tablet con 54 euro. Come vi ho detto, un tablet soft, un tablet magari per bambini. Infatti mia figlia ha già installato Toca World, un gioco che i bambini adorano, un gioco che non è pesante, quindi qualsiasi tablet è in grado di farlo girare. Però per dire, se voi regalate un tablet così ad una bambina, non diventa matta di più, rosa, plastica, che a loro piace tanto l'effetto plasticoso, e fate felice qualsiasi bambino. Ovviamente a questo prezzo purtroppo è solo rosa, se no il prezzo aumenta di 30 euro. Guardate adesso a girare la schermata. Vedete che comunque è reattivo anche nel girare la schermata per essere un tablet così economico, è pazzesca questa cosa. Adesso vi faccio vedere anche YouTube, perché comunque appunto è possibile guardare YouTube con un tablet di questo tipo, anzi diciamo è un po' la morte sua. Al suo interno abbiamo installato un processore quad core e abbiamo delle batterie da 6000 mAh, quindi anche per quanto riguarda la durata delle batterie, l'autonomia delle batterie, tanta roba. Adesso entriamo a vedere magari il mio canale YouTube, proviamo a far partire un video. Questo è l'ultimo video che ho caricato, meglio uno degli ultimi che ho caricato. Cioè ragazzi, tutto questo è pazzesco. Adesso non so come lo vediate dalla telecamera, perché comunque c'è tutti i faretti che sparano all'interno del display, ma è veramente incredibile. 54 euro è veramente qualcosa di folle, qualcosa di
folle. Come vi ho detto, per intrattenimento, per navigare in internet, per fare acquisti online, è incredibile. Chi non vuole spendere una cifra pazzesca può tranquillamente acquistare un tablet di questo tipo e fare tutte queste cose senza nessunissimo problema. Veramente imbarazzante. Come vi ho detto, la telecamera non calcolatele, perché secondo me sono veramente molto scarse, dei loro 2 megapixel, a meno che abbiate tanta luce, quindi siate all'esterno, ma se siete in casa, veramente le telecamere no, sono molto molto scarse, ma per tutto il resto è fantastico. Cioè, cosa puoi chiedere con 54 euro? Non ho neanche più gli aggettivi per descrivere questo piccolino, cioè veramente allucinante. Cioè, boh, forse perché ero talmente preparato all'idea che arrivasse qualcosa di scandalosissimo, che quel poco che fa, secondo me, lo fa in maniera più che dignitosa. Quindi ragazzi, spero che questo mio video riguardante Temu, questo shop online che ci dà prodotti a prezzi incredibili, vi sia stato d'aiuto, che diciamo vi siate fatti un'idea di come sono i prodotti che vi arrivano a casa, perché comunque costano veramente molto molto poco, ma diciamo che comunque non sono prodotti così scadenti, cioè sono qualcosa che vale forse di più del prezzo che andate a pagare. Qua sotto in descrizione, come vi ho detto, vi lascio il link dove c'è una serie di prodotti a prezzi già scontatissimi, in più vi lascio il coupon sconto che potrete andare ad utilizzare, che vi darà uno sconto di 100 euro. Quindi qua sotto in descrizione trovate tutto. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove poi tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!